I signori di fronte sono stati pure, se ne sa la cravatta proprio. Qualche minuto e iniziamo. Sabato 21 marzo, stasera, saremmo dovuti essere impegnati in una delle nostre tappe del tour teatrale del Comedy Show. Però, come sapete, l'emergenza ha bloccato tutto. Per ora non abbiamo nessuna intenzione stasera di non esibirci. Noi vogliamo fare lo show e quindi spettacolo sul balcone. Chi sta in misura per la spiffra, in su per lo spettacolo. Finito, ne lasciamo l'ultimo nell'ascensore e vediamo che succede. Meta. Buonasera, benvenuti. Signora, buonasera, signora... dal palazzo di fronte. Come va? Buonasera. Il maestro. Sono tre mesi che stai nei panni, non vedo neanche nessuno. Ma cazzo stai? La mucchina, ce l'avete? Vai, fammi una bella. Vai, fai il laggio della voce. No, c'è Fabio, non iniziamo. Sensazione strana, io la settimana che non mi mettevo gli scarpe. Quindi comunque. Ma la cosa più bella, fu spettacolo per gli scarpe. I pantofi. Noi tenevamo una. Ma se va, già che ha cravatta. Più o meno sì. Ah, ti è vestito buono. Che signore. Ma... mi state proprio pigiamo, che lì stato vestito buono. Signora, buonasera. Ma il palazzo nostro sale show, no, il palazzo nostro, no. Signora, volete lamentare che buttiamo le briciole? Lasciasse, no, un paio di lì. Signora, è arrivata un'altra aspettativa, se è quello che arrivano tardi lo spettacolo di solito. Signora, pure la casa siete fatta tardi. Mettetevi una cosa ancora, che fa freschetto. Invece però siamo qua a fare la serata lo stesso, perché abbiamo pensato che questa cosa potesse essere simbolica e di augurio e speranza che prima o poi potremmo uscire almeno aiutiamo un Nez, non dica sa il gioco dei nove. Signora, avvicinatevi, solo per noi abbiamo lo straccetto verde che pulisce tutto, leva le macchie nere per tutte parti, anche nel bagno. Tuo marito è andato in bagno? Qui nel palazzo sai cosa c'è? Un bel tampone, chissà chi è. Stiamo aspettando un risultato. Se positivo, siamo tutto inguaiato. Mannaggia! No. E adesso che ti ho incontrata mezzo alla strada, com'era Andrea, com'era? Sei un arancino con i piedi te, non ti sei fatta neanche i baffi coi peli graffi. Che schifo, avete mangiato già? Quel giallo nell'orecchio suo cos'è? Sei in quarantena e resto a casa, Catolino sul balcone. Sei in quarantena e resto a casa, da fermi sta situazione. Piccole canzoni a cui cambiamo i titoli, via! C'era una volta una gatta. Titolo: ristorante cinese. Perfetto, sì. Passiamo pure a tema. Se adesso te ne vai. Titolo: Cine da Munnez. Gianluca, 6 euro al mese. Vai. Quando penso che sia finita, è proprio allora che comincia la salita. Titolo: Sala Bagnano. Oh mare nero, mare nero, mare nero. Titolo: Chiavicone. Vai, Francesco. Okay. No, allora. Se non ridono non fa niente. No, ma sicuramente. Questi giorni io sto, come tutti penso, stiamo facendo le videotelefonate. E ogni volta che chiamo mia madre, che la videochiamo, sa che sta facendo i servizi, sta pulendo casa. Io il primo giorno, secondo giorno, quinto giorno, siamo a 2 settimane ancora stava pulendo casa. Ci ho detto, ma scusa, ma che pulisci casa? No, se viene qualcuno. Giovanotto, secondo, hai fresco il bagno. Giovane, buonasera, ci buonasera. Allora volevi sapere la motocicletta che sei. Ma chi mi ha fatto entrare? Io piacere, mi chiamo Alfio. Eh? Alfio Romeo. Alfio Romeo. Della ditta individuale Sfravecar. Ma non la conosco. Ci occupiamo di compra, furto, vendita di automobili. Compra, furto, vendita. Si può fare sta cosa. E chi ce lo impedisce? In questi periodi è pure più semplice, sta nessuno in mezzo alla via. Come si chiama sua figlia? Mia figlia? Si chiama Marion.
Attenzione, citazione al romanzo Robin Hood, Lady Marian. Ma quella è Lady Marian, Marion, come a Socrate, ma Marion no. Marion. Marion. Ma guarda Robin Hood, Marion, pure io pensavo a così all'inizio, quando mi dicevo, come chiamiamo queste creature, certo mogliere, ma chiamiamo le Marion. Tu facevi, come Robin Hood pure, poi dicevo, ma guarda Robin Hood, Socrate, ma perché poi non so proprio ripeto. E di dove? Tanto è uscito Montalbino. Ah, un po' più, come mai è andata via? E c'è troppi bebò. Alfio Romeo, venitemi a trovare! Chicco Maglionico, Alfio Romeo! Chi è? Ma chi è? Ma non. Ma dovevo presentare. Ah, vabbè. Mamma, sono andato. Ora pronobis, lì mi manco, dobbiamo stare a un metro di distanza. Allora, padre, stiamo facendo una sorta di spettacolo fuori al balcone. Io devo dire una cosa, che domenica prossima, tanto se poi sci, domenica dimmi sci tutto. Non male. È vero. L'avevi fatto tu. Andremo in visita a San Giovanni Rotondo. A fare? Ma che sono a fare? Ma sono domenica, a un metro di distanza tu faccio arrivare. Che si va a fare? Allora, signor, che chiamo a fare a San Giovanni Rotondo? Padre Pi, veramente. Salà San Giovanni Rotondo. Salà. San Giovanni Rotondo. Ah, proprio, io poi ci ho fatto finta di non guardare, no? O mira Michele, se sì. Mi sarete là, se va la luce sotto. Mica quanti chiava la pigra perché sentì là. La vetreria sta dell'Ernitana, sta pure chiusa. Quante volte ti ho detto che in chiesa l'acqua santiera si usa così, Michele? No, così! Che schifo! La sera c'è lui i pilari, mi fa schifo. Vogliono mica lui, cignola. Con le mani li levo, fatto. Le mani, cioè, metti tu da che l'acqua zuzzosa. Vado con il Covid, dalla dici sa quello che vuoi. Non mamma pensa a lui, si italiano, no! Andrea Moretti, don Andrea. A che ora finisce sta baba a te? A che ora finisce sta baba a te? Era per intrattenere un pochino. Ma sai quando me lo fotti io tu che mi intrattenei? Ma chi è lei? Io sono il signor Adriano. Adriano Cilentano, ma Cilentano non è un cognome, è a provenienza, vengo da Cella di Bulgaria, vicino i cicci maritati, te l'ho mai mangiato? I cicci maritati. No, non li ho mai mangiati. Sono buoni, che io intendo se giriamo con piccante ti asciugo un po' con un rollo. All'ultima riunione del condominio, sì. Haiti decise, ah? Haiti e America Latina. Haiti deciso, eh? Io tengo pietà a lavare, rapia l'acqua, appena rapia l'acqua, in due portone nel lucco. Miracolo! Miracolo! Che è successo? Ah, con la perdita ci stia ancora, per dire in corrispondenza lo lucchi la marona. Ogni quindi... volta che io aprivo l'acqua cagnava la marona. Non mi poteva fare un bidet che arrivava Barbara D'Urso che i telecamera. Lei è contro le luci d'artista. Ma non è che so. Lei è uno di quelli contro le luci d'artista. Io un non evento sono europeo. Contro le luci d'artista. Allora... Ma perché lei sta attaccando un contatore mio? Tutto salire è attaccato un coppo un contatore. La mattina di Natale mi voglio mangiare una parmigiana e ti fa la parmigiana sotto il forno, metti a 180 gradi sotto te, la villa comunale salire. Grazie, grazie Ervito Lepa, Maglionico, Andrea Bonetti, Andrea Francesco Antonio, il stesso nome che dovremmo visitare. grazie mille ragazzi, giusto per farvi un po' di compagnia, l'estratto del nostro show un po' a livello casalingo. Che cucinate stasera? Che pizza? Che mo' che mamma mia, stasera è pizza, no, a Iucca non si trovano mascherine, respiratore e lievito. Quindi come ci siamo messi? Buonanotte, ciao a tutti. Ciao, c'è Maroppo che mi mette a posto. E allora domani... dice proprio signor, ma passo il giovane però porta a porta. Non è che le dà monete, però un euro in più a cena pure. Ma la Francia muovete. Ciao, ciao, che scuro, non ho capito, ma non male che c'è mai sta a casa, almeno ci acchiappiamo sotto il portone. Signor, buongiorno. Ciao, buon appetito. Ma noi mo che ci mangiamo? Lo fatti dice perché a forno, mi li devi preparare. Chiamiamo una pizza.